Una partita complessa per tre quarti, poi anche te inizio quarto periodo, grande, Lucarelli, ecco, siete venuti fuori molto bene e avete portato a casa una partita molto, molto complessa, no? Quella contro Empoli. Sì, i primi due quarti eravamo un pochettino più contratti, soprattutto il primo quarto, ma è una, diciamo, una pecca nostra. Poi dopo siamo venuti fuori alla distanza e abbiamo fatto la differenza, vabbè, alla fine del secondo quarto con un quintetto piccolo. Poi dopo, diciamo, l'ho potuto anche vedere da fuori che abbiamo fatto due o tre canestri in transizione positivi e ci hanno dato, diciamo, uno slancio. Poi terzo e quarto quarto, dopo che, diciamo, il coach ha parlato di spogliatoio, abbiamo fatto alcuni aggiustamenti, siamo stati in grado di chiudere la partita definitivamente. Pure è vero che loro sono andati anche, secondo me, anche un po' sopra le righe, nel senso che loro erano abituati a segnare di meno, invece hanno trovato dei canestri anche fuori dal loro schema e quindi ci hanno messo un pochettino in difficoltà all'inizio. Ecco, anche tanti punti segnati, è un po' merito forse dell'aver giocato molto piccolo, no? Come dicevi, anche te come finto 5, tanti contropiedi, ecco, anche lì quando trovate spazi aperti è il modo migliore per carburare come Fiorentina. Sì, noi dobbiamo migliorare secondo me proprio in questo, cioè, anche perché io sono il tipo di giocatore dove naturalmente avendo il tiro le squadre si preparano, quindi mi stanno abbastanza addosso. I momenti quelli là migliori sono quelli in transizione dove magari posso avere, quindi dobbiamo secondo me ancora migliorare, lanciare la palla, perché o posso trovare un tiro io o molte volte se si adattano anche in transizione, manca un uomo, uno rimane addosso di me, andiamo a tirare da soli sotto canestro. Quindi secondo me questo deve essere il nostro obiettivo. Eppure è vero che Empoli è una squadra che fa fatica a rientrare, quindi deve diventare il nostro punto forte. Oggi è stato, diciamo, più facile perché Empoli ce l'ha concesso.